Cioè, Franco Valiante, una grandissima accoglienza per il PD a Nocera Inferiore, segno che cresce sempre di più il consenso per Angelo Villani. Ma il consenso Angelo Villani l'ha guadagnato in 5 anni di buona amministrazione, la politica del fare, dei progetti realizzati, non delle parole e degli slogan che connotano semmai la coalizione del centrodestra. E quindi è il giusto riconoscimento, questo entusiasmo questa mattina a Nocera Inferiore, c'è tanta gente e non sono i soliti noti, c'è gente della società civile, molti giovani, e quindi c'è questo entusiasmo che cresce giorno per giorno intorno a questa candidatura e intorno a tutti i candidati al Consiglio Provinciale del PD e delle liste che appoggiano Angelo Villani. Credo che siano tutte donne e uomini molto radicate sul territorio, dalla esperienza importante, che possano dare, sicuramente daranno, un contributo vincente alla causa di Villani. Questa è una candidatura unitaria espressa da tutte le anime del partito e la posso ritenere competitiva pur rimanendo con i piedi a terra. Ci giochiamo questa carta per rappresentare, come ha fatto in precedenza Andria, nel Parlamento europeo le esigenze della provincia di Salerno e del territorio dell'Agro.